Salve a tutti! In questo video vedremo quindi come ci si iscrive ai Twinning. Questa è la seconda parte perché nel video precedente abbiamo visto la prima parte, cioè prima bisogna creare un account EU Login. Una volta che abbiamo creato l'account EU Login, passiamo a questa fase. Andiamo qui semplicemente a cliccare su Login e ci apparirà questa schermata. In questa schermata noi dobbiamo semplicemente inserire la stessa email che noi abbiamo indicato quando ci siamo iscritti nel EU Login. Questa è la versione inglese e questa è l'italiana. Infatti qua in alto si può scegliere la lingua che desideriamo. Non è tutta tradotta, però principalmente insomma c'è anche la traduzione in italiano. Andiamo quindi avanti, troveremo quindi qua lo spazio per indicare la password, la stessa password che noi abbiamo scelto per l'EU Login. E clicchiamo quindi su Sign In e verremo reindirizzati quindi a questa pagina. In questa pagina noi dobbiamo completare per registrarsi nella European School Education Platform. Iniziamo. I primi tre dati sono già compilati perché in automatico sono gli stessi che noi avevamo indicato quando ci siamo registrati nella EU Login. Indichiamo quindi la email, la lingua che noi desideriamo sia utilizzata per le email e per il sito. Qua clicchiamo e indichiamo la nostra tipologia di lavoro. Clicchiamo quindi nella finestra, nel menu a tendina, e appaiono varie tipologie. Noi indichiamo per esempio teacher se siamo professori o head teacher se presidi. È importante non cliccare student teacher perché lo student teacher è lo studente universitario che studia per diventare insegnante. Poi per esempio il teacher educator sono i loro insegnanti. Ci manteniamo quindi sulla tipologia teacher. Andiamo avanti. Indichiamo quindi il tipo di scuola, che può essere dell'infanzia, scuola media, superiore, oppure la vocational education and training, sarebbero le scuole professionali. Questa è la nazione, la nostra nazione dove lavoriamo, Italy, e le materie alle quali noi siamo, di cui ci occupiamo, siamo interessate. E qua clicchiamo di accettare i termini e le condizioni di ESEP. Non è che dobbiamo compilare tutti i campi, quelli obbligatori sono solo quelli indicati dall'asterisco. E andiamo su prosegui. Adesso siamo pronti per quindi iscriverci ai Twinning. Clicchiamo qua per registrarci. Apparirà questa schermata. Cominciamo indicando quindi il nostro ruolo, la nostra materia di insegnamento. Allora, ruolo però non significa che possono farlo solo i docenti di ruolo, perché ci si può iscrivere ai Twinning anche se si è docenti a tempo determinato. E se la scuola, la nostra scuola di insegnamento cambierà, noi possiamo sempre accedere a questa schermata del nostro profilo e aggiornare. Quindi noi metteremo le nostre materie di insegnamento, se si tratta di una scuola professionale cliccheremo qui e indicheremo le materie che insegniamo. Qua invece riguarda l'età dei nostri studenti in generale. Ovviamente qua, per esempio, se è la scuola media, io cliccherò qua, si aprirà il menu a tendina con i numeri e indicherò, siccome io insegno per esempio nella scuola media, indicherò age from, da, io sceglierò da 10 anni, age to, indicherò per esempio i 13. Qua adesso si va avanti e si aggiunge la scuola. Da country, ovviamente, si indica Italia. Si apre il menu a tendina. Una volta che abbiamo indicato Italia, clicchiamo su Search Organization, in quanto le scuole sono quasi tutte ormai registrate su eTwinning. Non dobbiamo scriverle di nuovo, a meno che non ci siano casi particolari. Però noi seguiamo la procedura classica. Qua, per cercare la nostra scuola, basta semplicemente cliccare delle parole chiave, come per esempio Galilei, se la nostra scuola è intitolata Galileo Galilei. Solamente che se si tratta di nomi come questo, che sono molto diffusi, appariranno tantissime scuole. Se la troviamo qua, basta cliccare sul nome della scuola ed è fatta. Invece, in altri casi, io consiglio di scrivere per esempio delle parole più meno utilizzate, come per esempio
Se lavoriamo come io lavoro a Siderno, basta che io clicchi Siderno, scriva Siderno e mi appaiono semplicemente le scuole di Siderno. Una volta indicata quindi la scuola, clicchiamo su qua, accettiamo i termini di eTwinning e andiamo su Prosegui. La prossima schermata riguarda quindi il nostro profilo. Possiamo caricare un'immagine, possiamo indicare una descrizione sia nella lingua italiana che nella lingua che noi desideriamo. Perché una volta che noi appariremo nella piattaforma, chi vorrà per esempio attivare dei progetti con noi guarderà quindi l'immagine che noi mettiamo, le indicazioni delle nostre materie e la nostra descrizione. Quindi è importante anche scegliere quale lingua straniera. Io ad esempio ho messo sia in italiano, in inglese e in francese. Cliccando qua da Profile Visibility, noi scegliamo chi guarderà il nostro profilo? Everyone on the internet, tutti su internet, oppure semplicemente gli users registered on the platform, solamente gli utenti registrati o io stesso. E cliccando qua su time zone indichiamo quindi il nostro fuso orario, poi sceglieremo ovviamente Roma. Le lingue parlate. Cliccando qua nel menu appariranno le varie lingue e gli argomenti che ci interessano. Su newsletter noi scegliamo se indichiamo se vogliamo ricevere le email della newsletter. Sono molto interessanti, ve lo consiglio, anche perché spesso ci sono delle opportunità di formazione, di viaggi, molto molto interessanti. Le notifiche, quindi vi apparirà l'email, voi indicate l'email alla quale volete che arrivino quindi queste email e scegliete quindi la lingua delle newsletter. Solitamente in generale sono in inglese, però vi sono anche in altre lingue. Qua nel website, voi sempre se volete, non è obbligatorio, indicate se avete dei siti web, se ci sono dei vostri profili sui social media e chi vi può contattare. Solamente gli utenti registrati nella piattaforma, nessuno e così via. Una volta che abbiamo completato quindi questa fase, ci aprirà questa schermata. Tutto fatto. Quindi a questo punto noi dobbiamo semplicemente aspettare qualche giorno affinché diciamo la piattaforma da Bruxelles eTwinning poi farà i dovuti controlli e ci convaliderà l'account. Quindi apparirà questa schermata. Questa, per esempio, è la mia. Cliccando qua poi si vede il profilo. Insomma, siamo già pronti per navigare. Spero di essere stata chiara e a presto. Se volete altre informazioni sulla prima fase della registrazione dell'account e un login, guardate il prossimo video. A presto.